Buon pomeriggio, buona domenica a ragno, buona domenica a Albi, buona domenica a Brusime, buona domenica a Kuma. Io lo so che ieri sera avevo detto quasi quasi ci potevamo provare un paio di cazzatelle per Conor 64 oggi pomeriggio, ma benvenuto a voglia di, di cominciare Audi Builder 2, eh, quindi proseguire le avventure dei prodigiosi eroi che sono sopravvissuti al primo capitolo. e Gioco che una certa rilevanza nella mia vita da videogiocatore in quanto è stato il primo videogioco di ruolo che abbia mai giocato in vita mia e che abbia comprato pertanto se vi va gradirei eh, che mi accompagnaste in, un, in 5 minuti di archeologia videolutica vediamo se... Ora dovreste sentirmi. Giustamente non c'è il microfono in questa. In questa, in questa scena. L'ho creata al volo prima, ma mi ero dimenticato che, che non si piglia il microfono. Il microfono io dovrei metterlo a monte, in teoria. però poi me lo, me lo ritrovo pure nelle scene che non mi servono. beh dai, per quello che useremo, sta roba. Vabbè. Stavo dicendo, facciamo un po' di archeologia videoludica. Questo gioco è un gioco a cui sono molto legato perché è stato il mio primo videogioco da computer questa è la versione amiga dicevamo eh, come si legge più o meno qui vedete amiga è eh, eh, consumatissimo e eh, rovinatissima la scatola ha la sua età ma eh, volevo insomma vedere cosa abbiamo dentro okay? perché il manuale ci servirà probabilmente i italiane comprese che sono di un, cioè, non, non me ne ricordo però eh, vedo che già l'inizio è abbastanza arrembante perché qua dice Uh, no, questo non è chiaramente in italiano, questo è in italiano. Uh, The Legend of Dark Moon, che è bellissimo. The Legend of Dark Moon. Uh, però sì. Il resto sembra moderatamente comprensibile. Sì, infatti, più o meno è, è solo quello di leggenda che è un po'... Un pochino strano. Quella era la versione francese. Poi chi abbiamo? Cos'è sta roba? Queste sono le istruzioni. Per è la stessa cosa di là, soltanto che in inglese. Ok. È l'originale di quel foglietto che abbiamo appena visto lì. Sta fare il gioco. Era scritto con la K, con l'H, davvero? L'avete notato? L'hai notato? Ah, è vero. <ride> I gioco, non il gioco, tra l'altro, i gioco. Non se si riesce a leggere. I gioco. Gioccio, anzi. Vabbè, è erano, erano, anni, erano, erano anni difficili. Questo è un volantino con tutti i giochi di, della SSI dell'epoca. Eh. Disponibili dalla US Gold che li distribuiva all'epoca, quindi abbiamo Champions of Queen, Curse of the Bonds, Bones, Dark Queen of Queen, tutti i giochi insomma, di D&D fondamentalmente che c'erano all'epoca. Questo è il manuale. Questo ci serve eh, probabilmente per gli incantesimi, qualcosina ogni tanto conviene guardarla A colori, eh, tra l'altro, mica pizza e fichi, eh. cioè colori, è in bianco e nero quello dell'arancione. Eh. Accontentiamoci. C'è il bestiario, tutte le tabelle degli incantesimi, delle robe di DD. Eh. Che ci abbiamo più? C abbiamo il catalogo, signore. Eh, questo era bello, eh. Con tutti i giochi dell'epoca. Questo è Audi Builder 2, che vabbè che, che ce lo sappiamo. Qui abbiamo Shadow Sorcerer, che non ho idea di cosa sia. Shadow Sorcerer. Combinando elementi di role playing, strategia, esplorazione azione. Shadow Sorcerer. È un nuovo modo di giocare nel mondo di Dragonlance Sai che non me lo ricordo assolutamente che è su Shadow Sorcerer. Sembra una specie di roquest isometrico qua. Se vedete la schermatina. Mm, mi manca proprio questo. Ah, invece, questo sì, questo è Dark Queen of Creen, giusto? Ah no, questo è Pulso Dark, no sono, 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 sono draw quelli, non li avevo notati. Pulso Dark, che non ho giocato. In compenso ho giocato qui Dark Queen of Creen. Vedete ho giocato tutti e tre all'epoca. Mentre questa è la, la Frontiera Selvaggia. Che è la saga un po' più sfigata dell'epoca, Treasures of the Savage Frontier. Che era, Non mi pare se lo fossero filati in tanti. Poi abbiamo Tony la Russa's Ultimate Baseball. Che chiaramente ha avuto un grandissimo successo negli anni 90. Probabilmente dalle nostre parti, credo due pagine di Tony la Russa's Ultimate Baseball. Uh, no, Savage Frontier non era Dragonlance. Dragonlance era Green. Darkwing O'Kreen, questo era Forgotten Realms Savage Frontier era tipo un'ambientazione apposta se non ricordo male che avevano inventato per, per i per videogiochi soltanto credo eh. qui abbiamo invece i giochi di Buck Rogers che erano la stessa struttura dei giochi di D&D anche con lo stesso sistema di regole però non ambientati nel, nel mondo di Buck Rogers anche questi mai filati devo dire. Qua ci sono tutte le guide strategiche e quei trucchi. E qua poi ci sono tutti... Notare che ci sono dei giochi segnati con l'evidenziatore giallo, come potete notare, non erano così in origine, quello ce l'ho fatto io. <ride> e immagino fossero quelli che mi interessavano. Non me lo credo. Niente di particolarmente, come dire, originale. Sono i soliti noti che abbiamo detto prima. Uh, poi ci sono degli strategici giustamente che loro partivano con i war games questa casa produttrice di software eh? e quindi vari giochi da, da maniaci dell'esagono dell no greater glory di American Civil War western front the liberation of europe uh, conflict middle east che uno di quei giochi che, ahimè, non va mai fuori moda, purtroppo. Uh, Second Front, che non so cosa sia. E il più dettagliato... la più dettagliata simulazione computerizzata del fronte russo. Vabbè. E, ah, e poi le uscite che arriveranno nel 92, eh, attenzione. Count, carrier Strike South Pacific. Un nuovo gioco di ruolo ambientato nel mondo di Daxan, Eh sì, eh. sì. E qui abbiamo di nuovo la leggenda: contiene più grande, migliore e più malvagia di sempre. Non credo ci sia molto altro interessante. C'è una carta di Magic in giapponese. Non so se riesco a Non ho la più strappallida idea di perché io abbia una carta di Magic in giapponese. Uh, <ride> e da dove si uscita? Se vale 7 milioni, ditemelo. Eh. Cioè, eh. Non credo, però, se vale 7 milioni ditemelo eh. che abbiamo più. Ah, attenzione! Abbiamo forse il la fattura del sì, dell'acquisto di sto gioco. Credo che l'ho pigliato per posta da per gioco. All'epoca cominciarono a nascere, essere come dire, disponibili. Questi negozi di vendita per corrispondenza. Eccolo qua, IoD Builder 2. Un totale di 89.400 lire. Eh? 89.400 lire. Incluse 20.000 lire di spedizione, tra l'altro, è eh, quasi. 70.000 lire di, di gioco e 19.500 di spedizione, quasi. Con una firma del sottoscritto al postino. Eh. C'è anche la data, 10 luglio del 92, signori. Fatevi voi i vostri conti, io preferisco non pensarci. Eh, e lo imposiamo qua. Quest'altro non so cosa sia, ma credo sia semplicemente la. sia la. la distinta dell'imballaggio. Diciamo, vabbè, sti cazzi. Eh, peccato di non averci il catalogo di per gioco, sarebbe stato figo. Uh, attention, attention, amiga 500 plus users. Che ero io questo. Uh, se dovessi avere problemi durante so, la, la, il funzionamento di AWS 2 seguire le seguenti istruzioni disconnettere i dischi esterni riavviare la macchina tenere premuto il tasto control e il tasto D, finché non appare il messaggio del copyright seguito da eccetera eccetera scrivere vabbè in pratica ti diceva di caricarlo direttamente in un altro modo perché evidentemente dovevi potrebbero esserci dei problemi di incompatibilità, perché l'amica 500 Plus era bella e cara, perché aveva più RAM, ma uh, un sacco di giochi davano problemini. E più di gettoni di una sala giochi, credo, sì, eh, non so perché ci, cosa ci facciano qui questi gettoni, perché io abbia dei gettoni, così come anche dei quadratini di, di cartoncino blu, di, di anche questo di significato completamente ignoto, è il sottoscritto, C e quest'altro che non so cosa sia, sembra un altro gettone strano pure questo, no? quanti, 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 troviamo, non so quante eh, cose eh, troviamo, non so, più giù, non so bene cosa c'è scritto qualcosa International Micro Park. E eh si sì, deve essere un centro di una sala giochi probabilmente. Non so perché stiano qui, non me lo chiedete. C'è uno scontrino che miracolosamente non si è disintegrato di 70.000 lire giocattoli con Antonio, via Diego con la Marina 66 al Torre del Greco. Eh. Non mi chiedete cosa sia, cosa corrisponda. Così 70.000 lire da giocattoli con Antonio, e via con la Maria 66. Che non, non c'è, 15 dicembre 95. Sembrerebbe ovviamente c'è un buco proprio sulla eh, focus, focus, vedi sul, sulla data. Ma sembrerebbe 95. così, a occhio. E chiudiamo in bellezza. Ah, no, c'era questo che non ho manco guardato cos'è. Informatica S, questo è a mi ricordo. Oh, Cos'è? È un catalogo di stampanti, signori. <ride> È un catalogo di stampanti. Qui c'è scritto: Ma quando mai 850.000 lire. Credo fosse. C'è cioè, un mio commento. Uh, <ride> Autografo. Che non so bene a cosa si riferisca. Però, probabilmente al prezzo della stampante che credo fosse la stampante che avevo io. Una di queste, non so quale. Però sì, fui così bravo da convincere miei a farmi comprare una stampante all'epoca. Costavano un sacco di soldi, non ci ho mai fatto niente di utile. Uh, e questa era la cartolina da mandare per la, per la, come si dice, la, la garanzia. Credo eh, che non mandava mai nessuno. Basta. Abbiamo ah, attenzione, la cosa più importante è questo: è una biglia. C'è una biglia in questo scatola. Mi chiedete perché, una, una biglia. Uh, Babab non te lo posso spiegare perché non mi ricordo. Sarà, sarà B A B A B. Sarà un codice di qualche tipo credo di qualcosa. Non, non... Mi stai chiedendo veramente troppo. Uh, oh, Vabbè, comunque Abbiamo fatto la, la, lo scavo dei ricordi qua. Uh, non ci sono le mappe, però le mappe stanno nello scatolo di ultima 6 per qualche motivo. Perché io di questo gioco le mappe me le disegnavo a mano. Fatto con un sistema stupidissimo in cui per qualche motivo invece di fare ogni casella un quadratino facevo un quadratino, ma poi lo univo con dei trattini. E quindi venivano delle robe complicatissime su un foglio a righe. Non vi dico. Vabbè, non sono mai stato particolarmente come dire. Non ho mai seguito, diciamo la, la, la strada più facile. Uh, va bene, qua abbiamo finito direi. Quindi. Uh, andiamo qua un attimo. Mi sentite di nuovo? Eh. Datemi un attimo, che devo togliere St'accrocchio di telefono e tutto il resto perché. se no mi rompe le palle, mi sta tra le mani. Se riesco a farlo sfilare, magari sarebbe anche carino. Ok, Posso il orribile cavalletto. Spengo l'app, che se no la batteria mi fa. Ciao ciao. Ah! No, no, non volevo girare la, la telecamera, volevo spegnere. Uh, ok, l'abbiamo spenta. Aspetta. Uh. Okay. ok, ci siamo. Fammi spostare lo scatolo che sennò ce l'ho tra i maroni. Torniamo a noi. Il sistema del medico del ring BABAB. Non credo, secondo me era un codice di qualche tipo come lo colleghi il cellulare a pc per usarlo come cam no utilizzando un'app che si chiama droid cam obs che ha un plugin poi per obs e lo puoi usare anche in wireless sì. non ricordo se per usarlo in wireless devi avere la versione pagata dell'app dell o se basta quella free però, ma, ma, però mi sa che c'è tipo un, un watermark che ti dice stai usando questa app qua è una delle tante app che poi compro con i soldi delle reward di google no? quando, quando ho visto che sennò non ci faccio niente e, e niente, è, è un'app è un che installi sul cellulare e poi c'è questo plugin da installare per OBS e, perché no, non, non si spegne, figlio mio no. e, e poi aggiungi, lo aggiungi tipo fonte a OBS come qualsiasi altra fonte video molto banale, c'è un IP che ti dà l'app lo inserisci nel, 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 nel formato del plugin e si, si acchiappa il, quello che sta guardando il telefono fa il suo, lo userò quella volta ogni 10 anni, l'ultima volta che l'abbiamo usato è stata quando abbiamo provato i, i giochi delle cassettine del 64 lì. allora Audi uh, Builder 2 ora, questo è un po' cacacazzo quindi facciamo così perché non c'è la webcam la risolviamo eh, state sereni forse uh, vi sentite intanto no si sì. facciamo partire il coso che okay, questo c'è una, una scena un po complicata questa da, da sistemare allora schippiamo la intro che la, la riguardiamo dopo ok si vede una fila di pixel perché non si piglia Juan mai Gio. chi è cos'è Buongiorno anche a te, Just, e eh, grazie. Uh, gli devo dire ogni santa volta di beccarsi la finestra giusta, non mi chiedere perché. Ecco, ma boh, in teoria è tutto normale. Ok, c'è persino la chat, vedi un po'. Um, non vi preoccupate dello spazio in alto alla chat, lì andrebbe dovrebbe apparire la mappa. C'è una fila di pixel spanati perché la webcam è un po' così, ma io faccio così e non si vede cosa da nessuno. Um, ok. Dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Allora, faccio rifartire la intro perché questa intro è scolpita a fuoco nella mia memoria, anche se la musica qui è un po' diversa. e Sono ancora convinto che la versione di un amica avesse la musica più bella. Però. Uh... Questa versione del gioco è su Steam. C'è cioè la raccolta completa di, di, tutta la, di tutti i giochi di DD su Steam. E c'era un'offerta tempo fa e... e ne approfittai perché volevo rigiocare. rigiocarmi un po' sti, Ci potremmo giocare anche il terzo in realtà, finito questo. Eh. Questo è, è l'unico che conosco dei tre, eh. conosco, che 30 anni fa <ride> ho giocato. Ma um, gli altri il primo non l'avevo giocato e il terzo non l'ho mai visto. Il terzo non è manco troppo apprezzato, però lo teniamo perché no. Vabbè, rivediamoci la intro va. Così mi dite pure se si sente la musica se tutto va bene. Non è Kelben lui eh. È <ride> lo schiavetto di Kelben. <ride> scena mi faceva impazzire a me, non so per qualche sta sequenza animata della scala a chioccia, eh. Fu così che per l'ennesima volta Kelben, che è tipo Arcimago, uno dei più potenti al mondo, manda quattro sfigate di, di quinto livello a risolvere i problemi. Ma oh, va bene così. Uh, che mi son perso? Mm -hmm. Sì, i codici dei, dei giochi su Steam spesso li puoi riciclare, da, li puoi non riciclare, li puoi aggiungere su Steam, però non, non giochi così vecchi. Non ce il seriale, non c'erano i seriali all'epoca. Però io per dire diverse robe che ho scatolate di là le ho aggiunte su Steam. Tipo Crisis mi pare, un altro paio di cose. Se non su Steam pure su Origin funzionava. Vabbè, ovviamente noi facciamo questa roba qui. Transfer IO B1 Party. Eccoci qua perché possiamo finalmente riprendere l'ottimo Brusim col suo baffetto da sparviero il prode Maria con quell'espressione un po' di pesce pigliato con la botta, e il misterioso Iaci e, e, e il buon pizzaio ovviamente. Ti dovrebbe importare, in realtà pure la roba che avevamo nell'altro gioco, ovviamente ti toglie le robe un po' sgrave credo. E infatti, gli oggetti che non sono utili o che sbalancerebbero il gioco sono stati cancellati. Ora dobbiamo vedere se mi par... si appare pure la mappa in alto a destra. Siamo, siamo serviti, signori. Abbiamo vinto, signori. Ok. Ricordate che questo gioco non c'ha una musica di sottofondo, quindi è tutto molto silenzioso. Il pesce picchiato con la botta. Beh, quando, quando prendi i pesci con gli esplosivi, quando peschi con l'esplosivo. Il pesce pescato tende a avere l'occhio strabuzzato. ecco, Mettiamola così, <ride> quindi c'è un po' questa espressione un po' così eh? perplessa. Diciamo, ecco. il buon Maria. Allora, uh, come faccio a vedere? Uh, non va in pausa, così, vero? Okay, il lupo per adesso si fa i cazzi. Suoi abbiamo una tonnellata di pozioni, vedo. Uh, Brusim ha la <ride> spada più: 5. <ride> potremmo essere un po' più onestamente però non è che mi lamenterei della cosa eh. l'unico problema è che vedo che secondo solo che eh, se riesco ad alzare un po' la finestra ok perché sennò non vedevo un paio di scrittine uh, benedizione flame blade resuscita morti cura ferite serie questo è il suo simbolo sacro Ho scudo più 3 a posto uh, pizzaide c'ha cioè, la collezione di bacchette non identificate tra l'altro Scettro del potere regale. Non so cosa faccia. Stai rendendo un bel coglione? Okay, ciao, Ciao. <ride> uh, Proprio perché mi ha messo qua. A me? Scusami, uh, come si cambiava? Uh, ok, uh, e lui tirava i, i pugnaletti. Ok, e ci siamo. Anello, era? Anello di caduta morbida, va bene. Poi abbiamo gli che sta. <ride> qualche pergamena pure lui. Flame Blade, blocca persone. Cura causa ferite leggere. Protezione dal male, resuscita morti. Preghiera blocca persone. Come parali. Vabbè, sì, un sacco di roba portata al gioco di prima. Protezione uh, più 2, Luce aveva la fionda. E infine. Uh, El Maria. Per qualche motivo con l'arco. Forse abbiamo chiuso il gioco con l'arco. Ma solo la spada più uno è il Maria. Un'armatura una maledetta a meno 3 che verrà utilizzata il prima possibile per poggiarla su qualche pedana da attivare. Così non perdi il tempo. Ehm. Fatuta morbida pure lui. Un sacco di caduta morbida ce l'abbiamo tutti quanti. Ce l'abbiamo. L'adornment che non so cosa faccio. Ma questo è protezione. Vabbè. Ok. Ora memorizziamo gli incantesimi. Devo mettere la faretra? Eh, poi vediamo, aspetta. Non, non, la non le pietre della fionda, quello sono abbastanza sicuro di no. Allora... Ba banale roba per menare. Quattro dadi incantati, tre frecce di Invisibilità per dire. Nel contesto di sto gioco serve a qualcosa? Perché un sacco di robe so le hanno messe per metterci, secondo me, però... Vediamo che cosa, cosa mi dice il manuale. Fa sparire il bersaglio. In pratica rimane non visto finché non attacco... Ah, probabilmente puoi metterlo su uno dei 4 o dei 6 quando saranno 6 e non lo attaccano. Mi sembra, mi sembra moderatamente inutile se devo essere onesto. qui Abbiamo un fireball e un east. Vai, vai. E poi abbiamo un... Ah, di quarto non ne conosciamo nessuno però. Perché? In compenso riconosciamo uno di quinto, ma non ne abbiamo. Va bene. Ok. Mentre. Uh, Brusi, ma a che livello sbloccava le magie? Non ho mai sbloccato le magie, Brusi, in tutto, tutto il primo gioco. Allora, benedizione. Uh, un tre cura ferite legge. 4. Ah, uh, blocca persone. Hidato eh, Non c'è niente di particolarmente brillante vedo lui Creazione del cibo presto Lo mettiamo Magical vestment non so cosa faccio Magico a mente armatura Qualcuno si ricorda che faceva Magical Vestment Che livello è? 3 Magical Vestment Fornisce protezione equivalente almeno a armatura di maglie, cioè a armatura, a classe armatura 5. Più uno per ogni tre livelli del chierico sopra il quinto. Quindi, quindi niente al momento, visto che siamo di settimo. Quindi cassa matura 5. Do abbastanza per, per scontato che abbia una, una cassa matura migliore lui in questo momento. Quindi sti cazzi. Uh. Cura serie e protezione dal male. Va. Nei tre metri, ok. E abbiamo. Non abbiamo niente da scrivere. Uh, ok, dormite. Cominciamo a fare queste 70 ore di sonno. Eh? Ok, e salviamo. Attenzione, uno nel primo c'era un solo slot. O ricordo male io. Qua già è un progresso. Non lo considero. A che tasti avevo messo? Per proseguire, le frecce? Ma davvero? Oh signore, ma davvero le frecce? Oh, mazza. Que que questo non, non buono <ride> 18 danni. Questa uh, mm. roba poi la controlliamo dai. Uh, se lo impazziamo. La mappa ce l'ho lì. Quindi andiamo, io non mi ricordo una chip. Però andiamo avanti. C'è una leggera differenza di danni tra El Maria e Brusimir. Ma, ma le frecce di chi? Scusatemi, di, di cosa? Di El Maria, chi se ne frega? Ma poi le frecce stanno nella faretta non ho capito quali frecce dici. C'è qualcuno con delle frecce sfarse? No? Le pietre non vanno nella faretta Non vedo frecce. Stanno a Kai, frecce. Sono 18. Questo cos'è? Shield Ah ma tu dici questo, no? È un, uh, un grimaldello. Chi era il ladro? È il Maria. Ah, è Maria Guerrero ladro. <ride> che mago, paladino, ok. E chi l'avrebbe detto? sembra tanto una brava persona sembra. Ricordo che c'era un passaggio segreto in uno di sti cosi. Vagamente. L'altro sasso per, per, per Iaci. Eh, ma non, non c'ha dove metterselo quindi. Però se devo controllare in qualche modo basta sbatterci la testa. Qua, È passato un sacco di... Tempo. La mappa ti riesce a vedere live? boh ricordavo un po' più difficile questo pezzo eh, all'epoca si moriva un po' di più si muore un po' passerà come ieri cantavano i po' dovrei mettermela su questo monitor la mappa che okay, la vedo aspettate un attimo ma se riesco a... a trovare una soluzione a voi non mi cambia niente no no ok un minimo meglio che almeno la vedo più facile invece che stare lì a guardare in a destra che mi viene il tercicol ah lì è il Lì chiaramente c'è il, il monastero lì che stavamo cercando. Abbiamo appena iniziato, Elma. Abbiamo fatto un po' di. Oh. Però. Non, cioè, diciamo che Bruce mi fa un po' più danni, ecco. Mettiamo così. <ride> Attenzione, Yacht dice che i cespugli a sud sembrano strani, forse è caso di indagare. Che lui è elfo, giusto? Basta camminarci. Sì. Dietro il cespuglio scoppia una scala nascosta. Vuoi scendere la scala? Scendi la scala. Bluk bluk <ride> Che c'era qua dentro? Mica non mi, mi ricordo. io. Eh, ma con sto coso è un casino fare il gioco a gioco dell'avanti e indietro, vero? C'è un'armatura di cuoio che ce ne sbattiamo, credo, per poderosi belini, visto che siamo tutti sgravissimi noi come armature. Quanto c'ha di questa armatura acci per dire? Due, vedi, altro che cinque, eh. Ricordatevi che più bassa è, meglio è. Ok, quindi meno sei, per dire. Di brosime. Vabbè, ci pigliamo le razioni. Le razioni e una pergamena di sfocatura, se non ricordo male, si chiamava così in italiano blur. Diciamo che non è esattamente il, il dungeon più utile del mondo, ma è un piccolo tesoricchio all'inizio, con quella faccia, ma te la faccia la faccia poco convinta, buongiorno pure Yachi, te l'ho sempre, sempre, sempre dato atto di avere un'espressione un po' non particolarmente belligerante, Ecco, mettiamola così, ma in fondo sei un, no, sei anche ladro, sei un ladro guerriero voglio dire, quindi. Ricordo che questi lupi erano più pericolosi quando avevo un gruppo fatto da zero, come all'epoca. Yeah, arriva, arriva, Brusi. E non perdona proprio. No non verranno colpiti mai secondo me con quella cassa matura. Eh, minchia, 15 danni è ancora Jogel. Eh. Una vecchia donna raggrinzita, diciamo, no, non raggrinzita Hagar, non volta che vuol dire comunque, eh, apparo all'improvviso dalla foresta. La sua bocca piena di rughe si apre in un sorriso mentre osserva il gruppo. Chiedo scusa, posso aiutarvi? attacca <ride> Cerchiamo un amico che si è perso in questa regione. Si chiama Ein Amber. Amica, scusate. Persa in questi boschi? Mi sembra difficile da credere. La vostra Amber non è passata da qua, l'avrei vista. Conosco un piccolo tempio nei paraggi. Forse i chierici di Darkmoon potrebbero aiutarvi. Posso portarvi da loro se desiderate. Eh, no, grazie, voglio esplorare. Ma sei molto gentile. Vecchia. Come vedete, come preferite? Che la fortuna vi arrida nei vostri viaggi. Sì, la vecchia era sul manuale. Sì. E qua il 'e' al centro della mappa. Come vedete, Quindi ci si arriva da diversi, diversi tra, pezzettini di tragitto. Però vedi, vedi, vedi che conveniva vedere. Ci sono delle frecce, queste le mettiamo nella parete. Di chi era che c'è la parete? Erma sì, in quanto ladro. Così almeno abbiamo finito la mappa. Qua. Eh. Ci sono ancora lupi perché sento ancora questo rumore eh, di, di passi. <ride> hey, buon lavoro al. Attenzione, siamo arrivati da un cimitero. Perché non posso tornare indietro? Ah. Attenzione. Mi dimentica tutta sta, sta manfrina di. No. Perché sennò poi se la piglia male al Maria, lo so. Siamo in un piccolo cimitero, eh. vado come astutissimo, non l'avrei mai capito. eh. Che è un piccolo cimitero. Le tombe non erano un indizio sufficiente. Le puoi disseppellire tutte. ...e Trovi qualche oggettino, credo. Povere anime. Spero che abbiano trovato, sono sicuro che abbiano trovato la pace, dice Yachi. Se lo dici tu. Però lo puoi fare, qualcosina da trovare la trovavi, credo. Però poi tutti i personaggi buoni si... si adombravano. Se non ricordo male. mi ricordo, buon pomeriggio un altro ehi dove? accuccio eh, mi sa che abbiamo visto un po' tutto eh. che qua andiamo di nuovo al... andiamo al... al tempio ci tocca il tempio, Dai, abbiamo finito um, oddio l'unico pezzettino forse qua Non credo che cambi molto, sempre al tempio arriva. Ah, invece no. Andiamo qua. Altro lupo. A posto. Ah, guarda alle spalle fai. Ma quanti sono? <ride> Andiamo al tempio, Yo salvia. <coughs> <coughs> Sono due chierici nella stanza, mentre vi avvicinano si inchinano leggermente. La donna parla con, con, insomma, con fare gioioso. Benvenuti a Darkon, io sono Nadia e questo è mio fratello Joril. Come possiamo aiutarvi? Sono due, sono due, sono due cessi questi però adesso, non lo sappiamo ancora. <ride> Veniamo da Waterdeep, cercavamo un'amica che si è persa nei boschi. Si chiama Amber, l'avete vista? Joril guarda enigmatico Nadia. No, non l'abbiamo vista o ness nessun altro ultimamente. Questi boschi sono molto calmi e qui c'è molta quiete. Sembrate stanchi e come dire, affaticati. Riposatevi e godetevi Darkmoon. Sorridono con, con, con calore e si, si inchinano. Certo. Me lo godo Darkmoon. Eh. Una donna in armatura completa è alle tue spalle, sembra estremamente turbata. Cosa c'è che non va? Posso aiutarti? Sto cercando mia sorella Calandra, è scomparsa nella foresta qui vicina la notte scorsa. Con l'aiuto di Nadia la sto cercando, ma temo il peggio. L'avete vista? No, non l'abbiamo vista. C'erano tracce lasciate? Le... Hai qualche indizio? La notte scorsa c'eravamo accampati nella foresta. Quando mi sono svegliata al mattino lei non c'era più. C'erano segni di una colluttazione accanto al soletto, ma nessuna traccia da seguire. Per favore, se vedete mia sorella, guidatela qui. Nadia si occuperà di lei finché non tornerò. Devo continuare la mia ricerca. La donna si rivolta e lascia il tempio. Calandra. La, la finestra decorativa, ok. Ma ti posso parlare con loro? No. <ride> Mentre attraversi la soglia Nadia si schiarisce la voce molto forte e Giorgio li chiama non, non vi è permesso entrare lì dentro quella stanza con quella via conduce alle nostre stanze private solo i membri del clero possono entrarci per favore tornate indietro Vabbè, per adesso obbediamo eh, chiedo scusa non sappiamo che fosse un'area riservata Eh, ma fu la mappa figlio mio vorrei non vorrei come dire esservi di troppo disturbo ma <ride> non ho altro da fare questa mappa se non vado di qua eh, c'è un c'è del c'è un problema <ride> non mi ricordo che, cioè, che, che come funzionava all'epoca entravi e zitto perché non c'è altro da fare qua ragazzi è finita la mappa giusto Dico, come scoprivi che, che, che bisognava entrare lì? Eh, ma non ci posso parlare, quello è il problema. Non, non, non c'è un'interazione un per cui io ci parli adesso, vedete. In genere si attiva da solo. Vabbè dai, sono chiaramente due stronzi, entriamo. Erano fastidiosi all'epoca mi ricordo eh. A posto e pure ricordavo che c'era un modo per giustificarmela sta cosa. eh Un su e un giù, signori. La parete ad ovest sembra solida, ma sento una brezza. Eh, eccola qua. Così, cominciamo con i teletrasporti. Ancora mi comincia il gioco, fammi capire. Vabbè, eh, dopo. Vabbè, salviamo. Ah minchia, questa era la stanza dove risuscitavi la gente, se non ricordo male. Esatto. Tre volte soltanto. Io posso, come dice... Come dire, sconfiggere la morte, ma solo tre volte. Che fa pure quasi rima come, come era in origine, attenzione. Non male. <ride> Qui c'è un altro teleporto, che torna indietro, credo. Stessa cosa, sì. E penso che conducano entrambi allo stesso posto questi, no? Io da qua puoi tornarci e resuscitare la gente morta. Uh, mo ricordo sto cosa. Non ricordavo che lo potresti fare solo tre volte, però andiamo su? sei preso di sorpresa da un prete infuriato vi spiega con, con, con severità miei figli miei queste sono le nostre stanze private dovete andarvene vabbè ma per adesso me ne vado eh. ma tornerò ricordo che t'attaccavano loro a un certo punto i due tizi all'ingresso ma non mi ricordo perché onestamente a meno che non ci sia un modo per parlarci che mi sfugga. Queste catacombe sembrano antiche e malvagie. Dice Yachi. Un po' pronto a giudicare, diciamo. Strano, questo posto è stato costruito dai Drau. Ma hanno lasciato la regione molto tempo fa. Mm. La, la guardia a destra, come dire, fa un, un ghigno e dice: Non ci piacciono i ladri, vero. La guardia a sinistra risponde. Tu in testa di legno, non so che vuol dire, scatto facciamoli fuori e torniamo a dormire. Ma così au! Ma siete un po' più potenti della media. Sì, hanno colpito addirittura Bruce. Che, che è una classe armatura che. che tipo infinito. Hanno cominciato loro, eh. <ride> una chiave grigia, ok. Non mi sento responsabile qui. Poi, chiaro, forse non dovremmo stare qui dentro, però. Abbiamo la certezza, secondo me, che c'è qualcosa di molto losco in corso, quindi. Ci sentiamo autorizzati a, a impicciarci. Salve, sei amico? Alla faccia del cazzo. Alla faccia del cazzo, ma chi sei? Quando colpisce fa male l'amico. Non era amico. Questi potevamo rompere? Sì. E C'era dentro del cibo. Anche qua c'è dentro del cibo. No! Vabbè, c'è la fame Maria. Eh. Quando Maria ha fame non è che puoi stare lì, Anna, a non ci parlo. Ti segnava dove ci sono gli oggetti nelle, nelle arcove, sai non mi ricordo, la mappa dico. Le arcove te le segna nel muro, non ricordo se ti segna pure se c'è rimasto qualcosa dentro. c'è Tutta una serie di opzioni sto... Sto plugin della mappa che... che sono fighe. Ti puoi facilitare la vita in vari modi volendo, eh. Io però mi accontento di non dover disegnare la mappa a mano, ecco, mettiamola così. Tipo che ne so, i pulsanti nei muri, questa robe qua, puoi farti disegnare. E te non mi ricordo quasi niente di sto gioco. Questa è una di quelle. Il barile prima che lo rompessi, lo segnava sulla mappa. Ok. Questo è quel rumore, sembra che qualcuno stia come dire canticchiando a sud A sud dietro sta porta quindi sarebbe a sud si sì, viene da quella porta Una voce dalla cella sussurra Per favore aiutatemi Attenzione ci sono guardie ovunque Io non le vedo queste guardie ovunque però Ok questo è eh. questo Questo questa è una guardia vera Ah, oppure loro, tu anda a lanciare coltelli, state. No. Oh. Perché queste guardie avevano dei grimaldelli, eh? Io gioco lo pensa male, eh? Fate come le segna sulla mappa, sì, è vero, le segna E non c'è una ceppa dentro ti ringrazio. Qua c'è del cibo che andiamo a lui, no, a lui. Qua c'è dell'altro cibo che andiamo sempre a lui. Polvere magica. Ma che serve? Qualcuno ha idea dell'utilità della polvere magica? C'è scritto nel manuale? Ci sono oggetti nel manuale? Non credo, sai. Ci sono i nemici incantesimi. No, questo è qua, si spiega come si gioca. Allineamenti e tutto il resto. Questo è il bestiario che vorrei evitare di guardare. Che cazzo fa la polvere magica? e non ne ho la mia idea senti liberiamo l'amico qua ho un'amica si raccoglie da sola chiaro allora eh, vediamo se il Maria ci fa la grazia no vabbè te rimagliava non vale la pena Oh, grandi eroi, grazie per la vostra provida eh, provido intervento. Io sono Insal il, il rapido, l'agile. Cercavo rifugio in questo tempio dei lupi della foresta. Non appena ho preso del cibo. I chierici mi hanno catturato e mi hanno messo in questa cella. Prego, liberatemi e sarò una valida aggiunta al vostro gruppo. Lo liberate dalle, vostre, dalle sue catene. Può unirsi al vostro gruppo? Eh. Uh, sì. Oh, molto saggio, non ve ne pentirete avete del cibo degli armi che posso usare eh, ciccio uno di quei c'è uno in questo gioco che mi ricorda ancora tu lo salvi e dopo un po' se ne scappa e ti ruba le cose quindi se qualcosa. ma tu non c'è proprio niente cosa sei? ladro scommetto infatti caotico neutrale mm. andremo d'accordissimo proprio eh? d'accordissimo forse sei tu lo stronzo um. abbiamo della roba di risulta da dare a lui? no in realtà no in realtà è un cazzo proprio caro il mio insal eh. ti posso dare un coltello però <ride> ti posso dare un, due coltelli ho ti do pure da mangiare ti devo dare mo fammi capire ah quel cibo è marcio non lo puoi mangiare è che vabbè, tu tutto tu, tu stesso tu eh Cominciamo. Allora facciamo imparare gli altri cosa dai Great Food. Là. Um, che livello è Great Food? 3, 3. Uh. No. Ma c'è Pionino così muore subito. Eh, potete, perché farlo morire per ora? Non ricordo se era lui lo stronzo, ce n'era un altro. Però non mi ricordo se era lui. Un altro Houghing, credo, tra l'altro. Però forse è lui. Quindi. Con... Ah, giusto. Conviene non. Non dargli troppi. Troppe cose importanti perché sennò se le piglia, credo. All'epoca rimasi veramente incazzato quando è successo. <ride> um... Però non sono sicuro che sia lui. Quindi, eh, finché non abbiamo le prove, ecco. No, infatti è lui, <ride> vaffangulo No, non ci credo. Figlio di puttana, ha rubato la spada di Bruno. <ride> Questo è un problema. Ma la spada più. ci fa tante cose e rubato proprio quella. Si poteva pigliare qualsiasi altra cosa. E eh, Brusi, abbiamo un problema adesso. Poi Ho lasciato un bigliettino, oh, che gentile. Come si leggono questi cosimo? Uh, li devo mettere qua? Sì. Coraggiosi avventurieri, dispiace di andarmene così presto, ma. devo avere starfire, non so cosa sia. Ho preso un paio di cose, sono sicuro che non mi mancheranno. Buona fortuna, questo posto è pieno di segreti cercate nella parete a nord est accanto alla mia vecchia cella questo è molto grave però ci ha ridato al cibo marcio il cibo marcio non, non l'ha voluto però le, le, le <ride> uh, nord est accanto alla mia vecchia cella che è questa la vecchia cella no quindi nord est sarebbe qua qua eh, ah, vedi che c'è... C'è segnato un passaggio segreto. Vaffanculo però, Insal eh, era lui, era chiaramente lui. Devo ricordarmi di posare le cose. Ah, ma non c'è altro da fare, c'è solo qua. Oddio questa. Quella porta lì che c'è a destra. Scusate. No, a destra, a sud, voglio dire. ma qua è qualcosa? ah e eh, mo siamo un po' messi peggio eh. vabbè insomma <ride> il Bruce comunque è, è, è sgravo di suo eh. au e Maria però eh ogni tanto un colpettino lo potremmo anche infilare oh picchiano questi oh Ma oh, non abbiamo un'altra chiave noi. O oh, cazzo. E morio, oh. orchamente. Eh, effettivamente... Sono, sono abbastanza fastidiosi gli amici qua dentro. La leva chiude il, il pozzo, ma è solo parte della trappola. Grazie per questo criptico suggerimento. Ermaria <ride> La trappola che adesso che vado di là si riapre il pozzo. Eh, infatti, arrivano i nemici, ok. No cazzo! Volevo, volevo fare un, un fireball ma non l'ho fatto in te. Eh sono tanti, così muore. Eh. E eh, porca vacca quanti danni quanta salute ci avete figli miei Qui è un gioco di di, di 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 velocità comunque Oh attento Qualcuno è saluto di livello Pizzai Ottimo Però butta il sangue pure tu, grazie. Ah, minchia. Tosta questa. E ben due chiavi, ci hanno parlato. E' uno. E due. Pizzare è salito di livello. Che livello è adesso? 8. Niente incantesimi nuovi, ok. Uh, conviene procedere. Vogliamo tipo... Dormire. Però dovrebbe avere qualche magia in più tipo un altro di terzo mm. e due di quarto ma il quarto non ne sappiamo Meno che non possono queste blur che fa schifo tutti di prima non ci sta niente da fare non ci guadagniamo niente uh, vogliamo provare a dormire ah, come funzionava Create Food in suo gioco? Semplicemente sfami tutti? Oh, ok, cioè banalissimo, ok. Mi verrebbe da dire, è diventato una, una, come si dice, una formalità. però io ricordo che in sto gioco c'è un livello. Un intero livello del dungeon in cui non puoi usare le magie. Non lo ricordo ancora, che fu traumatizzante. Sì, ho capito, non gli ho aggiunto un incadesimo inutile, non serve niente. questo è mutante però dai, quanto può essere forte. Che cazzo. Però quattro alla volta! Oh. Cazzarola, mm. eh. I danni in meno di, di blu si vedono però a volte fa danni a una cifra che non, non saranno mai visti allora amico è mutande... resiste au meno 5 di castramatura ci tengo a ricordare non l'ho fatto, <ride> uh, fatto in tempo a switchare non l'ho fatto in tempo a switchare vabbè ho capito faccio queste 70 ore di, di sonno fuori dalla cella di sto tizio <ride> Eu vou andar. A passo. <laughs> <laughs> Eh Che colpiscano intanto il Maria ci sta pure, la Brusia a meno 5, porca miseria, tutti 20. O comunque tiri così alto. Mancato. No, ho preso quello dietro. Amazon 2 è mutante, ok. Con calma. Ok, va, no, dovremmo esserci. Sono un sacco di pochi feriti questi, eh. la fionda prendere pietre dove le tieni le tieni fondamentalmente coltelli vero? No, no andiamo di qua e che cacchio quante celle ci stanno Allora. Questa però è una porta strana, tipo, è una serratura strana. Non, va, non credo che vada questa. Ma ci pensa il Maria, ah, guardalo, guardalo, vado come scassina tutto lui L'ha fatto sul serio. Alve Questi stanno in mutande pure loro. Ne devo dire che sono gli alloggi questi. li abbiamo scetati a posto. momenti di grande tensione questa è una pietra è una, una chiave uguale all'altra quindi non credo che apro quella porta uh. Com'è fatta sta stanza? Di qua non c'è niente immagino, c'è una, eh sì sono c'è una, non mi viene come si chiama quella branda, ecco, ancora, che livello è? 7 2d3 più 2? Non, non, non ricordo come funzionava dargli incantato in dd in seconda edizione. Ora no lo leggiamo. Au. <fix> e muori! Au! Catrui. Cazzo è sprecato, eh Porca miseria, oh quanta salute ci hanno questi Senti, se io faccio una cosa tipo... Beh, che non escono dalla stanza, sono timidi. Sono davvero timidi. <ride> ma no uno solo però Affanculo Non era rimasto vivo uno solo no Eh così meglio E mi fuoco in faccia Stanno ancora freschi e tosti però Porca miseria Sono sette dadi da sei tipo Peccato che non dica i danni delle magie. Non è il momento di mancare, Maria. Eh. Okay. Che fatica. Grazie, Maria. adesso dopo un'ora che ci siamo dice, questi secondo me sono gli alloggi delle guardie. Non so. Chi l'avrebbe mai detto? Di qua invece che ci abbiamo, scusate. C'è uno scendismo che ignoreremo. Salviamo. Queste brande, ma non penso ci fa niente con queste brande. E questa vasca. È piena, è vuota. Perfetto. Manca l'acqua cosa lavaranno questi. Ah, abbiamo un messaggio. Boris, comandante delle guardie. Questo è uno dei quattro corni. Non devono cadere dalle mani sbagliate. Ripeto, non devono cadere dalle mani sbagliate. Insieme possono essere utilizzati per rompere il sigillo. Ok. Peppere me, lo diamo, a... eh, che lo diamo? non abbiamo spazio Lo diamo a brusimi, brusimi un po' il... Il portacose. stiamo uh, Ma sai che ti dico? Io qua dentro mi farei una. Una bella riposata. Eh? Ma uh, un attimo solo. Uh, a livello di punti di esperienza che va quanto manca non lo sapremo mai no abbiamo le tabelle aspetta ah. non ti dice quanto ci vuole paladino 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 dove cacchio sta mago mago paladino lui è livello 7 per livello 8 Vabbè, ci vuole un po' di tempo 150.000 punti esperienza ok e il Maria che è il 6 di guerriero e 7 di ladro, deve fare uh, 64.000 per il guerriero, quindi pure ci vuole tempo. I ladri erano, erano super raccomandati in sto gioco, mi ricordo 48.000, no, 70.000, quindi l'ha fatto da poco, e chiudiamo con i acci che è di settimo, chierico, chierico di settimo, devo arrivare a 110.000. Lui è quello più vicino, probabilmente paradossalmente lui non guardo perché l'ha fatto un minuto fa il livello quindi va bene non benissimo però va bene uh, dicevamo rest party sono un pochino più brevi le pause mo che abbiamo qualche magia in più probabilmente un pochino sempre due o tre giorni così passati in una cella la ghiaccio <ride> però sì però un'antecchiella in meno allora uh, che abbiamo ok c'è quella parte qui che non abbiamo visto qua immagino che sia la stessa solfa okay. ah c'è un vecchio coltello nel

devi fare 8 ore di sonno ogni volta non c'hai 8 ore di sonno te. e no <ride> e se la fai era... tu dormi 8 ore al giorno poi non hai bisogno di dormire di nuovo non è che... <ride> in genere fa tutto da solo Lui usa tutte le magie che hai e poi te le ridà funziona così quando, quando ti riposi Tutto automatico, non mi chiedere come funzioni di preciso i calcoli che si fa, eh. Non credo ci sia un mezzo per metterci di meno, fondamentalmente. Ah, non possiamo ritornare da qua noi? L'ho buttata giù, così magari capiamo dove è il giù. Però è un, sasso, è un sasso normale, no? Devo buttarci una roba che. che riconoscerei, tipo il cibo marcio qua. La leva era dall'altro lato di questa porta, di questo, di questo angolo. Eh. Ah, questa dici? Non abbiamo aperto una porta da qua, scusami. Ah, forse no, hai ragione. E... In realtà non mi serve una mazza. Abbiamo comunque due scale per scendere. O questa qui che abbiamo trovato adesso, quella che ci ha indicato l'amico Mariuolo di prima. Facciamo quella, va. Magari è più interessante. Non c'è molto da, da disquisire. Mm, cominciamo bene non è esattamente quello che volevo vedere è un passaggio segreto da un tempo dimenticato siamo prudenti va bene anche pieno di ragno, probabilmente. Buon pomeriggio. Ha rubato anche un'armatura che avevi in più. Quella dorata. E sapotene, quella gliela voglia. <ride> Era quella maledetta che io usavo per no, no ma quella l'ho messa sopra, l'ho lasciata sopra sopra una pedana. Credo io. Apposta perché non mi serve. Era stramaledettissima quella. Vabbè, esci fuori con questi ragni, dai. Eccoli qua. Cav Madonna, questi avvelenano adesso. Agguato, agguato a due lati. Porca puttana. Presto, presto, gira, gira. C'è andata di culo per ora, eh. Ok. Maledetti. Che se uno sa velena qua è tipo condanna a morte. Ah, ok, quindi abbiamo fatto il giro di là. Hack, Besh. Ok, le ossa sono andate in frantumi. Neutralizza veleno, guarda caso. Eh, io non tengo dove mettere Dobbiamo cominciare a usare qualcosina di queste Natalizza veleno, Flame Blade, blocca persona, raise dead remove. Flame blade la poso, tanto ce ne ho quale uh. ok eh ah, Hai capito lo stronzo Ha segnato un passaggio segreto ha segnato che forse segna pure lì c'è il pulsantino sulla mappa evidentemente non l'ho disattivata sta cosa buono a sapersi magic mission mm, non ci faccio niente quindi boh, no. mm. è una chiave di rame ok e andiamo lì a sto punto Qua c'è solo questo fondamentale. Eccola qua, vedi? <ride> L'avevo messa su sta pedana. È un'armatura maledetta a meno 3. Ah, salve. Gli avrei lasciata volentieri se se la fosse fregata, però non sarebbe... Eh, lo sapevo, doveva vincere... Doveva avere l'ultima parola lui doveva avere. mortacci sue Ok. Qua okay. ma è un'altra scala a scendere però no, non devo farlo davvero, vero? Eh. Come nonno? No. Okay. <ride> lo, lo, lo potevo fare volendo, eh. però io credo che l'abbiano levata nel gioco la sta cosa. <ride> ah, non benissimo. <ride> Una pietra più uno, attenzione. E nell'altro cibo marcio. Che cacchio ci faccio col cibo marcio? non mi serve. Ah, ma è il Maria che sta sempre pieno di spazio. Va bene, te come ti apro, però? Perché questa non vuole la chiave di rame, no? Vuole una chiave speciale. Dove sta? Proviamo con il Maria. Grande il Maria. Si è imparato a scassinare il Maria. Lightning bolt, lightning bolt buono, aspetta. Eh. Lightning bolt buono. Ma è pure blur, no, no non lo usiamo mai, però. Lightning bolt è meglio di fireball. Oddio, però devi tener conto dei muri alle spalle. <ride> Considerate quanti muri ci sono tra, dal, tra il nemico e il muro alle spalle del nemico. Cioè, diciamo, quante, quante caselle ci sono. Però io comunque farei un. Un così. E memorizzare pure, va. Ci mette 40 ore. Perché lui lancia tutte le magie di cure che non bastano. Poi dorme per riprenderle 8 ore. Li rilancia di nuovo. Finché non bastano. Funziona così. Ecco perché ci mette tutto sto tempo, effettivamente. Non mi so ricordare. Perché tutte quelle, quelle cure che abbiamo sono, non bastano a curare tutti in una volta sola. Vabbè, era tutto qua. Era un, un addendum. Oddio, però Lightning Bolt buono. Mi è valsa la pena direi ok quindi mo già fa uh, devo scendere qua in questa scala qua nel livello delle de, 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 degli alloggi della delle guardie qua ma c'è ancora qualcuno vivo? ricicciano? vabbè sti cazzi io scendo È tutto sullo stesso foglio di mappa, tra l'altro, sto, sto pezzo. È strano sta cosa. Ok no, adesso scendiamo ancora più giù. Non mi sono perso cose, no? Non mi pare. Siamo molto in profondità, la strada dinanzi a noi è vasta, buia e immota. Sembra da tempo abbandonata. Strano, queste porte non fanno parte della costruzione originale. Perché sono state sostituite? Bella domanda, qui non so rispondere. Però. Mm. Pff, lo sapevo. <ride> Il vecchio... No, non, non, non ti curi se stai dormendo, no. No, no, no. In DD almeno... No. Almeno, insomma, a seconda poi dalle da, da, interpretazioni. Però nei videogiochi no non ricordo se come funzionava all'epoca eh? stiamo parlando di D&D seconda edizione tra l'altro che però lo possiamo usare per... Uh, per eventuali nemici a sto coso? ah ok se arriva qualcuno gli teniamo una palla di fumo nei denti dai La faccio cazzo. Ma come? Ah, no, sono morto, è morto qualcuno. Non ricordo come si faceva a scacciare non morti. messo qua. Ha funzionato, cazzo. E ora e ora fireball. Ma che cazzo? utilissimo questa cioè ha fatto un sacco di danni così hanno la, la resistenza alla magia che cazzerà del genere non capisco se sta cosa serve a qualcosa oppure no tu sei guerriero e ladro Beh, non capisco ti danno resistenza alla magia perché se non gli va segno magic missile vuol dire che... vuol dire che c'hanno quella percentuale irritante che c'hanno avevano alcuni nemici che non prendono danni proprio. Dalle magie, anche quelle che non possono mancare. Cioè questa è tosta proprio sta parte. Ok, okay uno è andato, uno è andato. Okay. Quanti sono rimasti? Dove cacchio sta? Senza tastiera sta cosa è impossibile da fa. fare. Ok, è rimasto solo uno, crediamoci. Ma che sono fastidiosa! Oh, affanculo. Ah però, quante mazzate qua. Uh. Ah mannaggia non vedo la mappa qua aspetta Ecco okay, questa è la tosta ecco eh, uh. Discretamente un dito nel culo sto pezzo uh, Però siamo ancora vivi Per un altro giorno Niente a, a faccia del cazzo. Scusate la, il francesismo. Ok, non riposarsi potrebbe essere stata una pessima idea. Però il, il chirico se li piglia le valanghe di fuoco nei denti, vero? Se ricordo dov'è fra l'altro. era old perso non me lo ricordo stronzo ecco qua vien venga venga oh nei denti oh che meraviglia <ride> un altro Key i skeleton warrior è un problema però perché quelli si fanno proprio il solletico Però magari si sono divisi un attimo Uno solo E potrebbero essere morti <ride> Ma hanno fatto il giro in giro gli stronzi. Se ne arriva uno dietro siamo spacciati. giocarci il Tarn Undead Ma allora, un no, se non riusciamo a ammazzare qualcuno e eh, però non manchiamo, non manchiamo il bersaglio per favore di continuo e eh? dai Crediamoci Ma qua Ace non fa invecchiare di 8 anni. Oh sì. Nel DD originale l'incantesima velocità faceva invecchiare, se non ricordo male. Uh, che livello è? Terzo? No. <ride> ok. Ok. Um... Ok. Uh... Ma andrei a fare un sonnellino, eh, se... Recuperiamo questi. Abbiamo dato abbastanza come... Come, come ti dice? Come sopravvivenza. 60 ore eh, di, di sonno e eh, che sarà mai <ride> allora uh, vabbè continuiamo a esplorare sto pezzo di macchina da dove sono usciti quelli prima dove era qua la porta qua sopra da qua dentro sono usciti quelli non c'è sta niente però Beh Un'altra skeleton key L'abbiamo trovata? Sì Eh che due coglioni però Figli miei colpiamo qualcuno ogni tanto eh non ci vabbè ci hai provato vai eh, chierico di merda ma dopo cosa vuoi fare ok una tattile di aggiramento di un certo livello vuole spiegarci le magie con questi. Un po' di strategia, vedi? nessuno alle spalle vero no ok ecco lì e vabbè però figli miei carissimi Che cazzamatura c'hanno questi Aia Che eh, porca miseria Ma con la spada più 5 tornava comoda Oh uh, attenzione Spadacola Non sapremo mai se è magico o meno, ma lo scopriremo la prossima volta. Non mi ricordo: avete preso Dark Dungeon 2? 2, No, e non credo di prenderlo. onestamente. Eh. per tutte le vostre esigenze di Dark Dungeon 2, potete rivolgervi a Maria, che invece è un grande fan di, del, del sequel. Io purtroppo più lo guardo e meno mi attira. La porta sembra bloccata, ma penso di poterla forzare, ok. La cosa vuota, però. Questo è il rub. Castarmatura 3. Cassarmatura 7. Direi che se ne vanno a fanculo queste robe. <ride> non sembra si... Ah, un'altra chiave scherza sono sogno ho già parlato sono un lato fatto estetico proprio che non mi convince la formula roguelike che gli hanno dato, roguelike che gli hanno dato. non mi non, non, non... preferivo quella di prima che aveva i suoi problemi come dice pure Elma che c'era la parte centrale della campagna in cui dovevi stare lì un po' a, a grindare personaggi però sta struttura tipo Slit Spire che hanno ormai tutti questi giochi in cui fai la run muori ricominci sta cosa qua non, 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 non mi attira e poi si è persa quella roba che di affezionarti ai personaggi e non volerli vedere morire <ride> Se... che è una roba che dei tempi di X XCOM mi è piaciuto un sacco sempre Ma quindi... oh, cazzo <ride> non benissimo! Hai credici, credici? A vaffanculo, va, fanno mai una mazza questi. Abbiamo un problema però qui, Houston. L'abbiamo proprio grosso il problema qua. È un problema molto sostanziale. Sì, il combat è più o meno quello, sì l'ho visto. Ma aggiunto un paio di status in più, mi pare di aver capito. Ci sono 40 buff, proverete di morire. Mh. Perché fate i, vers i versi di Godzilla quando attaccano? L'Audio era meglio sua amiga, sono abbastanza sicuro della cosa. Au. Perché mi sempre un sacco di danni in più, Elmaria, rispetto a Brosen, però. È sfigato. Qual è la spiegazione? I danni a due cifre li piglia solo lui di più. Poi non ha niente contro si schede. Il palino non ha incantesi, signori. Uh, li prenderà, boh, non so che livello. Al massimo ci avrà. Dredge, provai la demo, carino, ma non ci ho voglia, no? Non... pure lì un po' non lo so lo vedo un po' ripetitivo um, sì, 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 venghino venghino almeno a te a te umano a palla di fuoco nei denti da la puoi pigliare però eh. giusto vero would you like a palla di fuoco nei denti Beh. Eccoli. E non è morto. Cazzo sei. Eccolo Aveva preso i due dietro. Buono, buono, ha preso i due dietro. Dietro. Con blocca persone dico L'obbligo che ho preso di recente Che voglio iniziare C'è al primo posto del corso the Golden Idol Lo devo trovare giusto la serata Con la capa fresca giusta Per cominciare quanto dura blocca persona però scusate E muori Eh vabbè Ok. Senti. È morto il nero? No, ancora vivo sento fare rumori gli assi la barba e lasciare il buffetto quello è il segreto <ride> per prendere meno danni dici può essere senti ma è quasi quasi wow tutta la differenza del mondo ha fatto vabbè è rimasto, scusatemi. Che fate questi passi pesanti? Chi è rimasto? Guardiamo prima dentro qua che sennò no questi ci fanno lo scherzo. Io, entro, io vado avanti, questi escono dalla stanza e sottomajor. Come se non, ci, come se non ci, Eh, vedi, vedi. sta provando a fare lo splendido. Guarda che non vi conosco a voi. Skeletor warrior. Aia. È esattamente quello che dicevo da dove è arrivato quello dietro scusate ah non era nessuno dietro ho bloccato io col muro ok 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 cazzo e yaci fai palo Mi serve a fare palo la tua utilità è fare da palo adesso magari Bluesing potrebbe colpire qualcuno ogni tanto so che è un po' chiedere di troppo okay. direi che possiamo fermarci un attimo qui Tipo qua, vicino alle scale, e faccio una dormitina. Che dici? Non più aspettare che si ripigliano questi dal, dall'old person. Quindi ci vorranno tipo 80 ore, probabilmente. Adesso, non appena si ripigliano. Sì. No, aspetta, adesso sì. Ah, finché Riaci non si ripiglia... No, aspetta, bene. Ok, e ora lo possiamo fare. Perché conta paralizzare. Comunque un, mi un minimo di cure dormendo te le dà, ma sono tipo in in irrilevanti rispetto al totale. Okay. Così va meglio. Che La paralisi gli passa, però non, non, non lo fa durante il riposo. Cioè devi bloccare il riposo, lui si sbloccano e poi puoi ricominciare. Se aspetti non è un po', un po' così un po' un po' grezza come cosa diciamo ok diceva sono scappato dall'altra parte della mappa però eh però questo comincia incazzato nero sto gioco eh. mi ricordavo che era un po' più era più stronzo del primo cioè ancora eh, arriva a piglia 10 danni. Eh, il Maria, Eh, Maria. Per qualche motivo, piglia più danni. Ma no, non fa cazzare tu là dietro. Figlio mio. Don't you ci provare. Eh, facciamo così. Vieni qua, vieni Venga, venga pure l'altro. Pure il chierico, voglio. Non ci sta però. Aspetto che arriva. Aspetto che arriva. Ok, due meglio. Due meglio che dieci. Beh. Non vieni più. Ma quanti erano dentro quella stanza però? 10 nemici, vedo 12 nemici, eccolo, ancora questo, eccolo, arriva pure il Chierico, bravo, venga, 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 venga lei che non è ignifugo come questi, venga. un po' così però sfruttiamo l'ambiente che poi fa al nostro ah come è arrivato incazzato questo ma ah fuca <ride> ehi ah, ci ha fatto un livello non sono ancora finiti questi sono ancora tunk 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 porca miseria quante ce ne stanno Ah salve Guarda Non è che il Maria è... dovrebbe essere grosso come Come punti vita però porca Ancora Credici P Tony credici Pizzai No 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 mi sono incastrato Mi è, è passata attraverso Ancora Tanti ma sono veramente troppi. Oh. Dai, da questa gli va, questa gli va. Venga, venga. Non vengono più. Si intimidiscono dietro sta curva. Eh, per qualche motivo. Eccoli. Oh, se le pesa solo l'umano dietro, ovviamente. Cazzo, cacchio, però basta. E Maria, un colpo a segno ogni tanto, eh! Grazie! A te ti ammazzo le palle di fuoco però, Ciccio. Beh. È morto non me ne so accorto. Quanti sono? Il problema non sono i punti di vista, il problema è la faccia. Eh, la faccia, eh. È la faccia di un, di un nano che ha visto tante cose. Troppe cose. Vabbè, però un sacco di esperienza, dai. Faticata però, porca miseria. C'è qualcuno nella stanza qua? No. C'è qualcuno nella... Eh... Lo sapevo. E dimettiamoci qua che ho paura che arriva un altro dall'altra parte e mi fa scherzare. Ancora non siete finiti. Ancora non siete finiti, porca vacca. Ma c'era la svendita? Altri due! Altri quattro, scusate. Ah allora, Io qui ho lo vedo male. Quindi vado a fare una cosa tipo così. Okay. ho oh, ma, oh, ma già chiamata però me la sono chiamata vediamo se ho sbagliato strada è stato commesso un grave errore e invece vada, vada come svicola no no svicola meglio ok 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 ci siamo ci siamo scala 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 okay. <ride> Oh, porca miseria, allora già che ci siamo ne ha preso uno di quinto. Di brecchio, un altro. Aid eh. un altro di quarto. Ti prendi un removal paralisi. Non si può mai sapere. E uno di terzo, un altro cura serie. Eh, e basta. Noi qua siamo coperti. Sì. Mannaggia, due 2 di quarto non ne conosciamo uno, ma è possibile. Che ci facciamo? <ride> Li devo cercare in giro, ma davvero. Che dungeon master fetente questo. Beh, è durato solo 30 ore eh, che stiamo migliorando. Siamo nettamente migliorati. Vediamoci da me tutti si schiede e poi stacchiamo, dai, ci siamo fatti comunque due orette. Finiamo sta zona con gli scheletri ovunque. Vedo se mi dice qualcosa dei dei Skeleton Warrior qua. Eccolo qua. No, non ci sono le statistiche. Non ci sono le statistiche dei nemici, ci sono soltanto le illustrazioni a qualche disegnino, qualche descrizione. Per capire quanto c'hanno di magic resistance, questo mi incuriosiva più che altro. Credo la risposta sia troppo a prescindere però Ma qua? Un eh, altro... Passaggio, vabbè. Eccoli qua. Allora, li facciamo con calma. Produzione normale. Preghiera. Oh, vai, 11 e 12, vabbè. Oh, bravi così, bravi tutti. guardiamo la, la solita stanza non so mai sapere eccoli buoni, buoni danni meno buoni però buono Okay. Okay, no. ok non è ancora finita comunque sento ancora passi rumorosi eccoli qua 21 a due alla volta 34 Chissà se il colore delle vesti dei nemici in qualche modo indica la, 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 la potenza. Ok, buono, buono. Saranno gli ultimi? No. La risposta è sempre no. Tornati indietro? No, è giusto. Ma quante siete ho? Oh. Non so ancora finire, ne stanno altro dietro. Porca miseria. Ciao. Tutti i buff del mondo. Quando la portotta mi configuro i tasti in modo tale che posso fare le magie con Wasd. Uno è andato. C'è un traffico di guerrieri scheletrici che è allucinante. Colpiamo qualcuno. Intanto ci provo io qua. Là. <ride> Così no però Meno male che non, ci, che non colpiscono tanto spesso Che sennò è veramente il dramma Pigliano sempre a lui, io! Oh. Beh, ci sta, eh. Boh, se è la cassa della natura... divina. Ok. Due si può ottenere. Ancora non finiscono, c'è, cioè sono altri dietro di... <ride> No, non ci sono i generatori di mostri in questo gioco, se non ricordo, no, semplicemente ce ne sono tanti. Ok. Potrebbe essere l'ultimo. No, però forse è un umano? passi un po' più leggeri no c'erano altri 40 di questi ovviamente ma tu quanti siete pure il, il cardinale che sta là dentro chi cazzo è quello? potrei aver fatto una cazzata sì ho fatto una cazzata errori sono stati compiuti però adesso facciamo così No, sono andato nella stanza sbagliata Cazzo Maledizia Senti ah. Almeno abbiamo colpito qualcuno Ma dai, ma piglia qualcuno però sono andato non posso mancare a ritrarre sono ancora finiti, sento ancora ruppassettini, eh. Santi Dio. Ok, mi sono incastrato male però qua adesso io. Uh. Questa di fronte è la stanza incriminata, no? E questa è questa la stanza incriminata. Oh signor, comincio a pensare che ci sia il generatore di nemici a sto punto. È un po' eccessivo se posti se permetti. E eh. eh, che cazzo? <ride> Ma l'avremmo ucciso almeno 20 credo di, di... di sti cacchio di nemici. Ok. E ci deve stare il tesoro della corona in quella stanza, però, con tutta sta fatica. Eccoli qua. Ah cazzo, ho dimenticato un paio di, un paio di cosine, però. tanto eh ok non sento più tunk tunk l'abbiamo svangata veri, veri, sì no cazzo <ride> the dick come direbbe qualcuno Tre torri di fila, saranno finiti? Di sì, Madonna. Eh, che cacchio c'era qua? Vedo del cibo, vedo qualcosa. Eh, che ci abbiamo? Cure serious wounds, abbastanza inutile da uso. Moderatamente inutile, però. No, lo spazio, l'inventario in è quello che è Cure serious wounds ancora. Pettino, addillo. Tu. Yelmi, onestamente, non credo che sia anche Mi interessa più che altro questa spada. Ma fai pigliare la spada che dici? No, Stia dai, ma davvero? È la spada di. di Frodo. La do a lui. La posso togliere? Sì. Questi stivali non lo so, eh, ti piglio tu. È un'ascia che si chiama Lisca. Questa potrebbe essere maledetta, eh? attenzione. Buonasera Vincenzo, allora. Facciamo sta cosa. Vediamo se... C'è una roba per identificare gli incantesimi le, le robe, non mi ricordo mica, sai. No. Quindi come si faceva a capire gli oggetti in sto gioco? C'era identify come magia in questo gioco. No, c'era detect magic soltanto Va bene Ma il fatto che sia magica non mi dice che è maledetta però E sarà magica per forza se c'è un nome Mi pare abbastanza Scontato Forse incontravi un personaggio che ti identificava le robe, non mi ricordo. Beh, adesso mo stacchiamo. Uh, mappiamoci questa stanza maledetta dove, dove c'erano 70 milioni di scheletri. Ah, c'è altra roba qua. Neutralizza veleno, era comodo con i ragni. E una chiave della luna nera. Ok, un po' sticazzi per ora. No, no, ho sentito di un rumore di passi, no, no. <ride> Sì a parte le bacchette Però va a capire quale di queste bacchette Potrebbe essere Un'identifica un Che mi sa che Ma Vabbè allora c'è un generatore allora È ufficiale Questi non c'erano prima Mi male che a 4x4 Non fanno il giro cioè quello dietro non è abbastanza furbo da venirmi a prendere alle spalle, dico. Almeno questo è, è incomiabile da parte possiamo fare? non ce la possiamo fare? Okay. Eh, dove è uscito questo scusatemi ho finito di fare la mappa di sta stanza ci riusciamo? ma eh, vedi c'è altra roba neutralizza veleno un altro non tengo spazio voglio. <ride> eh, ok. no che dobbiamo fare no 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 Dicevamo le bacchette di tizio Wondo non ti sa bene? Wondo non ti sa bene? Wondo non ti sa bene? Eh, che facciamo? Le proviamo a caso? Ne proviamo uno a caso? Tipo questa? Magari senza stare, lo sapevo che era. Senza stare davanti a un muro che potrebbe essere fulmine magico. Ed era fulmine magico. vabbè Vabbò. Lesca mi puzza però come nome, secondo me c'è la fregatura. Quindi salviamo e stacchiamo. Abbiamo fatto un bel po' di roba comunque. Vabbè, bella gente. Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo liberati degli schede Ci becchiamo su questi canali settimana prossima con le nuove avventure di, di Brusy, maria e Yaci e pizzai uh, Nel mentre buon proseguimento di domenica. Statemi bene.